Bentrovati, dunque il tempo sta per cambiare per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica particolarmente attiva che terrà banco per 3 giorni, da sabato 10 a lunedì 12 marzo compresi. Perturbazione preceduta e seguita a sua volta da altri 2 corpi nuvolosi. Il primo, immerso in aria calda, interesserà sabato le regioni settentrionali, risultando nel complesso moderato. Poi domenica subentrerà la perturbazione vera e propria, la vediamo tracciata su questa carta con la sua sagoma ben marcata e minacciosa, perturbazione che poi darà luogo a fenomeni intensi al centro-nord e anche in Sardegna. Infine lunedì saremo in attesa del groppo nuvoloso post-frontale immerso in aria più fredda che si rivolgerà soprattutto alle regioni tirreniche e ancora una volta alla Sardegna, in parte anche sulle regioni di nord-est. L'animazione che vi propongo, ricavata dalla simulazione del modello francese Arpège, ci mostra la sequenza dei fenomeni giorno per giorno. Salta subito all'occhio non solo la cronologia dei fenomeni, il tipo e la distribuzione delle precipitazioni, ma anche l'intensità stimata e, cosa ancora più importante a livello pratico, le zone che verranno bersagliate in modo più marcato da queste piogge. Piogge che potranno essere anche battenti, estese e localmente anche a sfondo temporalesco, specie nella giornata di domenica. Tra queste zone vi segnalo in particolare la Liguria e le regioni tirreniche, ma andiamo per ordine esaminando gli accumuli di pioggia stimati per via numerica giorno per giorno. Qui siamo a sabato 10 marzo con i maggiori apporti attesi, come abbiamo detto, sulla Liguria, poi anche in Lombardia, su parte del Piemonte e alle testate superiori della Valle d'Aosta. Domenica accumuli di tutto rispetto, vedete sulla fascia montuosa e anche su quella pedemontana di Piemonte, Lombardia e sull'intero Triveneto. Questo perché i venti forti meridionali andranno a concentrare e a spingere le precipitazioni a ridosso dei contrafforti montuosi per un marcato effetto di sbarramento. Ma accumuli notevoli si avranno soprattutto in Liguria. Guardate, oltre 100 mm di pioggia in 24 ore sulle zone centrali e di Levante. Poi apporti non indifferenti si avranno anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Infine lunedì avremo ulteriori cumulati in Liguria, dove in 3 giorni potrebbero venire incamerati mediamente 150 mm d'acqua. Mediamente vuol dire che di picco questo valore potrebbe essere addirittura superato e anche di molto, specie a livello locale. Poi apporti localmente marcati di pioggia ancora attesi sulla Sardegna e su tutte le regioni tirreniche, in particolare tra Lazio e Campania. Ecco, qui a questo punto c'è da aggiungere una postilla. Considerando il limite delle nevicate, compreso mediamente tra 1500 e 1700 metri nelle Alpi e tra i 2000 e 2200 metri degli Appennini, c'è anche da tenere conto che a questi accumuli piovosi andranno a sommarsi anche le acque di fusione della neve caduti i giorni scorsi sino a bassa quota, ricordate, durante le recenti ondate di freddo. E questo potrebbe mettere in crisi alcuni corsi d'acqua, fiumi e torrenti si gonfieranno generando il rischio di allagamenti, piene e anche di esondazioni. Non vado oltre, anche perché sarà poi compito degli organi competenti del Dipartimento della Protezione Civile emanare eventuali stati di allerta per rischio idraulico o idrogeologico. Comunque, dopo tutte queste piogge, per un miglioramento del tempo dovremo attendere la giornata di martedì 13, ma fin d'ora vi anticipo che potrebbe trattarsi solo di una pausa, in attesa di un nuovo guasto che sembra profilarsi per la seconda parte della prossima settimana, tra giovedì 15 e venerdì 16 marzo. Ad ogni modo ne parleremo più avanti. Per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi auguro un buon fine settimana. A risentirci da Luca Angelini.